Ma dai, Espi, guarda quanti canali falsi, assurdo! Beh, in effetti sono un po' tantini, Luca. Ma non è possibile che ci siano così tanti bugiardi, Espi, un'epidemia, dobbiamo fare qualcosa! L'ho capito, ma è arrabbiarsi inutile, facciamo una bella cosa. Cosa ne pensi se apri un tuo vero canale al posto di tutti questi falsi, insomma, che ci sono in giro? Beh, in effetti non ho nemmeno uno. Ma Espi, c'è un problema! Io non ho tanto tempo per fare i video, non so se un canale è un ottimo... Vabbè, dai, non ti preoccupare, Luca. Lo puoi fare per le occasioni speciali. Poi non puoi permettere che la gente bugiarda finga di essere te dopo tutto. È vero, quello è gravissimo. Facciamo una bella cosa. Facciamo così, possiamo fare un esperimento. Un bel canale ufficioso, ufficialone. Assolutamente, ti porto subito a fare l'introduzione al tuo canale. La cosa più importante, seguimi. Ma è già tutto pronto? Ho già tutto pronto, ovviamente, non ti preoccupare, Luca. Ma aspetta, ma noi possiamo fare il canale, ma se nessuno si iscrive a cosa serve? Ma ovviamente, Luca, tutti vorranno iscriversi al tuo canale ufficiale, scusami. Chi? È l'unico vero. E mi raccomando, voi tutti quanti che ci guardate, date una mano al nuovo canale di Luca, perché si merita di superare tutti i canali falsi che provano a copiarlo. Mi raccomando, guardate il canale ufficiale, quello giusto, quello vero. Ovviamente lo trovate nei canali preferiti del mio canale, ma non importa, Luca. Andiamo a fare l'introduzione al tuo canale. Già, abbiamo perso già abbastanza tempo. Ok, Luca, allora sei pronto? È tutto a posto? Sto bene? I capelli sono giusti? Tutto tranquillo, Luca. Mi raccomando, fai una bella introduzione al tuo canale. Certo. Perché finalmente la gente deve sapere la verità. 3, 2, aspetta, 1. Aspetta. Che cosa? Mi è venuta in mente una cosa. E se mi copiano anche questo video? Io sono disperato, ho paura di questi. Copiano tutto. Ma no, ma tranquillo. Facciamo una bella cosa. Non devi essere così spaventato. Metterò il tuo canale in descrizione. E in più lascerò un commento sotto la tua introduzione. Così la gente capirà che è il tuo canale ufficiale. Non ti preoccupare, Luca, dai. Anch'io. Iniziamo. Perfetto, perfetto. Assolutamente. Vado. 3, 2, 1, azione! Ehi, benvenuti nel mio canale! Quello vero, ho visto che molti stanno provando a confondervi le idee. E quindi ho deciso di farne uno, tutto ufficiale. Non ho tantissimo tempo per fare i video, ma voglio comunque provarci a darvi ogni tanto qualcosa di speciale. E non sono mica finto io, guardate, c'è anche Espi dietro la telecamera che ve lo conferma. Vero, Espi? E arrivo allora! Vieni qua! Eccomi qua, Luca! Stavi parlando di me? Eccolo qui! È ovvio, perché volevo dire che comunque tutti i giorni sono sul canale di Espi. Insieme a Espi, chiaramente, ci siamo entrambi. Assolutamente! Però voi non mancate di iscrivervi anche qua, assolutamente! È importante! Importantissimo! Detto questo, io e Espi vi salutiamo. Ricordatevi di iscrivervi e magari mettete anche la campanellina. E... assolutamente! Alle prossime avventure! Ciao, ciao! Che fatica. Adesso un bel pisolino, Espi. Ma cosa? Stai scherzando? No, assolutamente no. Come no? Niente pisolino. Essere uno youtuber e avere un canale è una grande responsabilità, Luca. Non interrompermi. Quindi si deve iniziare a decorare lo studio. Su, diamoci una mossa. Bravo, bravo. Inizia a spaccare le cose. Ma come lo studio? Assolutamente. Devi dormire. Vabbè, buttiamo giù tutto e lavorare anche qui. Dai, che ho già pronto qualcosa. Non ti preoccupare. Però devi darmi una mano. Specca un pochino il tuo vecchio comodino. Cosa te ne fai più di questa cosa? Ma sì, che ha bisogno di dormire. Perfetto, così. E a questo punto... Lascia stare il letto davanti, anche bene, Luca. Non è quella la cosa importante. Via, tutto. Bisogna rinnovare. Mettiamo una bella scrivania d'angolo. Sì, Luca, ma presta attenzione, perché questa è una cosa molto importante. Questi sono gli strumenti del tuo lavoro, dai. Ah, aspetta. Avevo un computer da qualche parte. D'accordo, vabbè, io te lo... Ma in realtà ce l'ho io il computer per te, scusami. Anche comodissimo. No, ne ho uno che... qual è l'armadio che volevo usare da un po' di tempo. Ma dai, ma smettila. Beh, allora intanto ti piazzo la sedia. Guarda, l'ho presa anche in tema. Eccoti qua la sedia. Perfetto. Ottici. Ed ecco qua il computer. Ma no, Luca, ma non questa cosa. Ma c'è pure... un pezzo di antiquariato, è bellissimo. C'è soprattutto i giochi quelli... Ma c'è ancora il floppy disk. Vabbè, ma c'è Pac-Man, c'è tutte Tetris, quei giochi lì belli. Assolutamente, la gente è molto interessata a vedere Pac-Man e Tetris e quant'altro. Dai, Luca. Allora, io ho quello che serve. Togli questo catorcio, perché va ancora benzina sta roba, immagino. Si chiama retro, si chiama vintage. L'ho capito, ma questo ti assicuro
che ha un computer migliore. Guarda, wow. Luca, si apre anche. Wow, guarda quanta roba. Questo è un vero portatile da gaming. E con questo diciamo che sei messo decisamente meglio. Beh, io ho bisogno di più di uno schermo. Vabbè, non ti preoccupare, ne aggiungi qualcuno. Cioè, scusa se... qua, con Minecraft. Ma passi da quel vecchio catorcio a voler 50 schermi. E poi ce ne metto un altro che così. Ecco così, è minimo, ah. Perfetto, allora io quasi quasi aggiungerei un altro bel tavolino qui. Perché la scrivania sta iniziando a essere un po' troppo piena di cose. Perfetto, e poi Luca, non dimenticare la zona vlog. Zona vlog? Non lo so quanti vlog farai all'interno di questa cosa. Però, assolutamente, qui al centro, con questa bella luce naturale che ti arriva dalle finestre. Dici? Ne devi assolutamente approfittare. Quindi una bella telecamera così. Non sono molto esperto di queste cose, ma penso che possa funzionare alla grande. Mancano delle cose fondamentali, le decorazioni. L'ho capito, ma la paperella, in effetti è carina. Una televisione qua, l'ho sempre voluta mettere, già che ci siamo alla becchiata. Assoluta, sì, ma ti stai dando la pazza gioia, Luca, mamma mia, ma quanta roba stai aggiungendo. Poi mettiamo una bella Switch, che magari così facciamo. Assolutamente. L'estintore, se va a fuoco la cucina. E la poi l'aria condizionata che fa caldo. Ma non stai esagerando un pochino, ma stai scherzando? Cioè, sì. Magari mettiamo un po'. Ma pure l'estintore, e poi dov'è la cucina? Non mica è la cucina qui. È brutto sto pavimento, Meglio mettere qualcosa di un po' più... Qualcosa a tema. Questa è un'idea che mi piace decisamente, Luca. Guarda che spettacolo. Spacca un po' di questo tappeto, va, che non ci sta per niente. Ora sì che è carino. Perfetto così. Guarda che roba. Ora sì. Ti serve una mano, Luca? Togli. Devi aiutarmi a togliere questa robaccia qua. Ma cosa stai facendo? Ho un bel piano per quest'angolo della stanza, Espi. Bisogna rinnovare, hai detto. Bisogna fare le cose per bene. Voglio prendere questa cosa sul serio. L'ho capito che bisogna rinnovare, ma... Mamma, così spaccare le cose. Cosa vuoi mettere al posto di questo divano che avevi? Così. Che roba è? Ci giochiamo a Tris qua. Cos'è questa storia? Che stai a dire? Questo così. Guarda, mi piace. Guarda. Un cesto per i panni sporchi, perfetto. No, tienilo chiuso. Perché? Devo tenerlo chiuso, scusami. No. Ma che spettacolo. Ma cos'è? Hai visto? Ma cos'è? Un polo da compagnia. Oh, ma che carino. Ovvio, e non ne faccio mica solo uno. Ma la cosa bella è che anche in tema con la sua gabbietta è perfetto. Però Luca, aspetta, in effetti non ho pensato, ma tu stai facendo un allevamento di polli? Ok, che non è che sono le cose più pulite a questo mondo. Dentro lo studio in cui vuoi avere il tuo canale? Ah sì, saranno carinissimi. Ma come saranno carinissimi? Ma distruggeranno tutto. Ho comprato queste uova qui, vorrei solo usarle. L'ho capito, Luca, ma non pensi esagerare un po'. Ma dedicati a qualcosa, non lo so. Hai ragione, manca un eliporto. Più esagerato. Qualcosa di più importante che un pollaio dentro la casa. Ma ti sei buttato dal balcone, Luca? Ho usato questo che non andava bene. Ah, d'accordo. Cosa stai facendo? Aspettami lì. Vabbè, io ti lascio fare. Poi voglio capire come te la chiavi. Anzi, promettimi di darti una mano, che sennò ci metti mezz'ora a finire tutta sta storia. Ma cos'è quella un'H? Vuoi aprire un ospedale qui fuori, Luca? L'ospedale per te, che non capisci niente. Ma cosa vuol dire? È per gli elicotteri, è ovvio, no? Addirittura. Ma scusa, ma passi un allevamento di polli a fare una piattaforma per elicotteri? Poi da nazione devo capire come salire. Magari qualcuno vuole venire a fare visita. Perfetto, gli ultimi dettagli, Luca. E poi direi che è completa la tua base per far atterrare gli elicotteri, a quanto pare. Ho finito il vetro. Ma chi vuoi che comunque venga a atterrare qui? Ma smettila. Mi sembrava un'ottima aggiunta allo studio. Potremmo aprirci un ospedale se qualcuno sta male. Una stazione dei pompieri. Ma no, ma non è ospedale. Ma fai qualcos'altro da youtuber, Luca. Pensa a qualche altro accessorio, qualche altra cosa importante. Anche non arriverà nessun elicottero, diceva Spigioco. Sì. Intanto questo coso qui lo posso usare per fare i tuffi in piscina. Ma basta con questa storia. Ma pensa allo studio, cosa deve metterci dentro. Ma sempre a pensare. In effetti è divertente. Sempre a pensare a divertirsi. Che bello questo. È spettacolare questa cosa. Strano video delle challenge in piscina. Va bene, dai, Luca, per adesso concentriamoci. Non puoi farlo diventare semplicemente una stanza di divertimenti, quella lì sopra. Porca miseria. Buongiorno. Cosa stai facendo, Luca? Ma sei impazzito? Necessario. Come accelera. Piano. Ma
Stai distruggendo tutto. Stai un attimo calmo. L'ho messo il freno a mano. Ma cosa ti è venuto in mente di far entrare una macchina attraverso un corridoio? Una macchina del McDonald's, poi? Cosa c'entra sta roba? Sono andato lì a prendere un po' di cose necessarie, ovvio, no? Ma scusa, perché vuoi stare chiuso qui dentro a lavorare così tanto che devi portarti da mangiare dentro? Io in realtà c'ho fame e basta. Come c'hai fame? Ma... Oh, porca miseria, sapevo io, dai. Allora. Permettimi di darti una mano, che sennò qua ci metti un sacco. Sgancia, su. Ehi. Ok, questo è un angolo cucina, ma non pensi che sia troppo piccolo come angolo cucina? Cioè, uno entra e c'è davanti... c'hai fame pure te, ho capito, No, in realtà non stavo dicendo... Vabbè, non importa. Lo dica bene, Maruzzola male. Ah, ecco cosa servono le piantine. Le piantine sono fondamentali. Oh, una bella scenografia, hai ragione. Lasciamo pure liberi i polli, che non si possono sempre tenere in gabbia. Ma non puoi lasciarli per i polli, ma si qua si buttano in piscina. Acqua. Va bene, d'accordo, è il tuo studio e decidi tu come farlo. Vabbè, facciamo una bella cosa, io penso che basta per questo studio da youtuber. Diciamo che te lo sei preparato. Sì, com'è il mio pollo? Oh, che carino. E sei ben pronto a fare video ogni tanto quando ti girerai, insomma, perché come hai detto tu non hai molto tempo. Quando posso sicuramente, qualche speciale non si sa mai. Nel frattempo ringraziamo i nostri cari spettatori per averci seguito fino a qui. Mi raccomando, fate attenzione ai canali falsi che possono essere ovunque. Esatto. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao. No, cosa stai facendo? Stai un po' calmo con quella... Ma sei impazzito? Ma porca miseria, ma stai distruggendo guarda tutto il lavoro. È troppo bello, eh? L'ho capito, ma guarda che disastro. Stai... Ah. Vai piano. Porca... No, cosa stai facendo? No, Luca, no! Cosa diavolo? Vabbè, ma non so nemmeno cosa stia succedendo. Sei andato in mezzo alla foresta, sei andato.